Bellissime perché a mio arrivo c'era un altro clima, un'altra situazione di difficoltà e quindi insomma piano piano la società col direttore abbiamo lavorato per cercare di costruire qualcosa di più importante e grazie a questo gruppo e abbiamo mantenuto e poi piano piano ci abbiamo aggiunto sempre dei giocatori consoni a quello che era il nostro progetto e abbiamo fatto secondo me una cosa straordinaria perché se oggi andiamo a vedere gli organici delle altre squadre sicuramente si può capire che abbiamo fatto una cosa straordinaria. Questo dovuto non solo all'aspetto tecnico, ma soprattutto all'aspetto morale dei miei ragazzi, che sono dimostrati prima veri uomini e poi giocatori di grande qualità e di grande spessore. Questo ci ha permesso sicuramente di andare ogni oltre aspettativa, perché molti all'inizio ci davano la possibilità di retrocesso, qualcuno già retrocesso, quindi insomma essere arrivato oggi qua. Hanno già andato alla fine, anche pur perdendo, però coronando un cammino straordinario, credo sia una cosa bellissima. Credo si parla sempre di sogni, oggi si è realizzato un sogno per la società, per i nostri tifosi, per tanti anni la SPA non era più nella massima serie, ma soprattutto anche per me e per il mio staff, che siamo partiti dall'eccellenza, arrivando in Serie A, vincendo tutti i campionati. È una cosa a cui ci tengo molto perché nessuno mi ha regalato niente, ho fatto tutta la gavetta che c'era da fare e ora mi voglio godere veramente questa festa perché credo sia una cosa veramente bellissima, un sogno che si avvera, come ho detto prima.